Altra puntata per questa nuova rubrica dedicata ai sentieri, alle vie storiche sull'Appennino, dal titolo In cammino nei parchi dell'Emilia Centrale. Stavolta però non vi facciamo vedere una via storica, diciamo in senso specifico, quanto una via piuttosto legata alla storia. Lo capirete dal titolo, infatti si chiama I luoghi, questa nuova puntata, I luoghi partigiani nel Parco dei Sassi di Rocca Malatina. Itinerario, i luoghi della resistenza nel Parco dei Sassi. Si parte da Pieve di Trebbio, si arriva a San Giacomo di Zocca. Dislivello in salita 900 metri, in discesa 500 metri. Lunghezza del percorso 23 km e 5. Difficoltà escursionistico medio. Oggi ad accompagnarci lungo questa via dedicata alla storia, al nostro passato, abbiamo Gabriele Ronchetti, giornalista storico, esperto sia di resistenza che di linea gotica, con numerose pubblicazioni, diciamo, alle spalle sul tema, proprio a livello di itinerari, che oggi si è incaricato, come vi dicevo, di accompagnarci lungo uno di questi percorsi. Allora, spieghiamo un po' di che cosa si tratta. Beh, intanto è un percorso che si svolge all'interno del Parco dei Sassi di Rocca Malatina, dove ci sono alcuni luoghi interessanti, luoghi partigiani dove sono avvenute delle vicende legate appunto al movimento resistenziale in Appennino. In particolare la partenza vuole essere proprio qui, a Pieve di Trebbio, dove il 12 marzo del 1944 si svolse una famosa battaglia tra, diciamo, partigiani o aspiranti tali e truppe della GNR, della Guardia Nazionale Repubblicana della Repubblica di Salò, quindi truppe fasciste repubblichine. E siamo proprio qui davanti alla lapide che ricorda i caduti, i giovani caduti, tutti sui 20 anni, quel giorno. E Pieve di Trebbio è importante proprio per questo, perché, diciamo, siamo nel marzo del 44, siamo agli inizi, questi giovani sono giovani per lo più renitenti alla leva, giovani, si diceva allora, sbandati, ma in verità erano renitenti alla leva che tentavano in un qualche modo di nascondersi alla meno peggio. Li raccoglieva un certo Leonida Patrignani, in nome di battaglia e bandiera, e li raccoglieva nella zona di Marano sul Panaro, quindi qua vicino, poco più a valle. E questi giovani, ad un certo punto, viene costituito questo gruppo che sale appunto verso l'Appennino. È un gruppo quasi completamente disarmato, e salgono verso l'Appennino nel tentativo di congiungersi con la più importante formazione, anch'essa in via di costituzione, di Armando, di Mario Ricci. Mario Ricci sta già girando l'Appennino modenese, mettendo insieme appunto un po' tutti questi giovani, questi ribelli, da cui poi nascerà la sua formazione e da lì poi la successiva Repubblica di Montefiorino, eccetera. Gabriele, qui alle nostre spalle un altro monumento dedicato a uno dei ragazzi caduti, come ci spiegavi prima, in quella battaglia. Esatto, sì, questo è Dino Lugli, anche lui un ragazzo di 22 anni, caduto durante le lunghe ore di quella battaglia del 12 marzo del 44. E siamo davanti al Centro Parco del Fontanazzo, una ex casa colonica che fu una delle case all'interno delle quali i partigiani si difesero dall'attacco dei fascisti. E quindi, come spesso ci ricordano gli amici del parco qui dei Sassi, diciamo un luogo dove si sparò, che oggi è diventato un luogo invece più dedicato alla tutela del territorio, alla salvaguardia e quindi alla pace. Gabriele, io non ti avevo detto niente, però lungo questo percorso che oggi facciamo, lo vedi, infatti ci eravamo messi d'accordo, ci avrebbe aspettato a un certo punto il nostro Gianni, che ci aveva accompagnato lungo la via Romea parecchie, diciamo, puntate fa. Gianni, allora tu sei sempre in cammino, ma dimmi un po', visto che hai una cartina sotto mano, siamo usciti molto noi dall'area dei parchi o siamo ancora in zona? All'interno del cuore del parco, si può dire. Il parco da parecchi anni è stato
allargato come parco, ha preso dentro anche un territorio di Zocca, del comune di Zocca. Noi adesso ci troviamo nel comune di Zocca, e ci troviamo proprio nelle vicinanze di un sasso che è tipico come i sassi di Rocca Malatina. Però non sono i sassi di Rocca Malatina, ma è il sasso di Sant'Andrea. Per me è interessante da visitare, volendo in 3 minuti a piedi possiamo arrivarci, così vediamo un po' le caratteristiche di questo sasso. Continua il nostro percorso legato alla storia e ai luoghi partigiani, però come abbiamo visto, come ci hai spiegato Gianni, questi sentieri non includono soltanto, questo sentiero in particolare, solo luoghi diciamo legati alla resistenza. Ci sono proprio diciamo luoghi che sono quasi un patrimonio e sono naturali. Certo, un patrimonio naturale, un patrimonio di parecchie specie di vegetali che incontriamo. Qui ci troviamo su un'altitudine che si aggira attorno ai 600 metri di altitudine rispetto al livello del mare, ci troviamo in un piano vegetazionale che viene definito di querceti e castagneti, ma in realtà fatta nel periodo giusto, qui c'è una fioritura che riusciamo a vederla solo su questi piani collinari. E poi dopo anche sotto l'aspetto geologico, penso che sia importante, alle stesse questo sasso, il sasso di Sant'Andrea, è chiamato il sasso di Sant'Andrea perché dicono che nelle vicinanze ci fosse un oratorio appunto dedicato a Sant'Andrea, però adesso non c'è rimasto più niente. Continua la nostra camminata, Gianni ha deciso di accompagnarci perché ci siamo un po' allontanati diciamo dal sentiero che stavamo percorrendo. Certo, ci siamo un po' allontanati, ma secondo me ne valsa la pena, perché questo è un sito storico, anche se noi non gli diamo quell'importanza che potrebbe avere, però se queste pietre potessero parlare racconterebbe un po' quello che è avvenuto anni fa. Ci troviamo appunto località dei Rubini. Una tappa importante quindi, Gabriele, perché? Certo, assolutamente, sono d'accordo con Gianni, è una tappa importante perché qui in questo luogo alla fine di giugno del 1944 si riparò quella che era in quel momento la Brigata Stella Rossa, la nota brigata partigiana bolognese che operava nella zona di Montesole, e riparò qui in questo luogo dopo i combattimenti del 28 di maggio del 1944. Combattimenti, erano stati attaccati i partigiani a Montesole, per cui i partigiani avevano dovuto sganciarsi e si erano sganciati al di qua del Reno, quindi sulla sinistra del fiume Reno, sul monte Vignola per l'esattezza. Quindi scesero nel bacino della Valle del Samoggia e risalirono fino a questo luogo. E ripararono qui e qui, mentre sostavano qua, si consumò la famosa scissione, della Stella Rossa, della Brigata Stella Rossa. La scissione tra il comandante, il Lupo, Mario Musolesi, e uno dei suoi comandanti di battaglione, Sugano Melchiorri. Da qui il Lupo ritenne che era troppo pericoloso continuare a rimanere in giro e disse, ormai era strettamente passato, torniamo nella nostra area d'elezione che è Montesole, dove ci sentiamo più sicuri. Sugano invece insistette, e con lui un po' di uomini, per andare invece a Montefiorino. Siamo nel giugno, alla fine di giugno del 44, per cui già è nata la cosiddetta Repubblica Partigiana di Montefiorino. Dal 18 di giugno, quindi da una decina di giorni prima, tutta l'intera zona delle valli del Dol e del Dragone è stata liberata, sono stati espugnati diciamo i presidi nazifascisti e là si stanno concentrando i partigiani. Ecco perché Sugano con i suoi dice dobbiamo andare a Montefiorino. Quindi il Lupo con i suoi tornò a Montesole, salvo poi purtroppo trovare la morte appunto 3 mesi dopo nella strage di fine settembre, e anche Sugano andò con i suoi a Montefiorino, alcuni dei suoi poi furono dislocati al Passo delle Forbici e anche lì sostennero una famosa battaglia, alcuni morirono, una famosa battaglia con i tedeschi durante il grande rastrellamento il 2 di agosto e lì trovarono la morte. Siamo arrivati insieme a Gabriele a San Giacomo, alle nostre spalle un monumento ancora legato alla storia che ci raccontavi sulla Stella Rossa. Sì, è strettamente legato all'episodio che abbiamo visto prima giù ai Rubini, e a parte che il monumento fisicamente prima era ubicato proprio lì, adesso è qui a San Giacomo ed è dedicato a Rubino Olivieri,
che era un partigiano di Zocca, che diventò partigiano proprio in occasione, si unì ai partigiani proprio in occasione dell'arrivo della Brigata Stella Rossa giù ai Rubini. In quei giorni di permanenza lui decise di unirsi al gruppo e in particolare al gruppo di Sugano, quel gruppo che andò a Montefiorino. Quindi Rubino andò a Montefiorino, fu uno di quelli dislocati al Passo delle Forbici e sostenne il combattimento del Passo delle Forbici. Soltanto un mesetto dopo circa, era il 29 agosto, sì, neanche un mese dopo, trovò la morte nel combattimento del Monte Rovaio in Toscana. Si chiude qui questo percorso in cui ci ha accompagnato il giornalista storico Gabriele Ronchetti, che ringraziamo. Ringraziamo però anche Gianni, che ci ha accompagnato in questo ulteriore sentiero, anche se insomma stava facendo altro. Lo ringraziamo soprattutto perché tu, Gianni, questo lo fai proprio di mestiere, ho scoperto, hai un'associazione Ecomontagna, e quindi se insomma vuoi spiegare qualcosa in più. Ecomontagna è un'associazione appunto che si dedica a fare educazione ambientale alle scolaresche, dalla scuola d'infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori. Cerchiamo con la nostra esperienza di far capire ai ragazzi cosa vuol dire conoscere l'ambiente, conoscere la nostra storia, conoscere chi siamo, e questo lo possiamo fare solo attraverso la conoscenza del nostro passato. Benissimo, questa puntata dal titolo I luoghi partigiani nel parco dei Sassi di Rocca Malatina si chiude qui. Ricordiamo che però fa parte di una nuova rubrica che è partita quest'anno dal titolo In cammino nei parchi dell'Emilia Centrale, a seguire altre puntate, altre sorprese e altri sentieri.